Siamo in collegamento con Sara Pagliai, ricercatrice presso l'INDIRE, coordinatrice del programma nazionale Erasmus. E perché parliamo con lei? Perché con il 2021 prende avvio il nuovo programma settennale di Erasmus. INDIRE è l'agenzia nazionale che gestisce il programma Erasmus in Italia per quanto riguarda il settore scuola e università e quindi parliamo di questo. Intanto, dottoressa, che cos'è Erasmus e chi riguarda? Buongiorno a tutti. Erasmus è la storia davvero di successo dell'Unione Europea. È un programma che riguarda al suo focus l'istruzione, l'educazione, la formazione, la gioventù, quindi tutto ciò che ha a che vedere con la cooperazione, il volontariato giovanile e lo sport. Quindi un programma sotto il cui ombrello sono possibili moltissime opportunità, in particolare il programma Erasmus è noto per le opportunità di mobilità, quindi le opportunità di studio, di lavoro, di formazione in un altro paese dell'Unione Europea. Ma Erasmus non è soltanto mobilità, è anche cooperazione, quindi la possibilità di fare progetti, di lavorare insieme, di fare reti tra le varie organizzazioni, le scuole, le università che possono ovviamente partecipare al programma. Quindi è un programma che si sta evolvendo, siamo in attesa diciamo del nuovo bando per la nuova quindi per i nuovi 7 anni e quindi la partecipazione di nuovo per le opportunità di mobilità, di studio, di formazione, per le opportunità di fare reti, di fare progetti per i prossimi appunto 7 anni. Senta, dottoressa, Erasmus nasce nel 1987, quindi ormai ha più di 30 anni. E come si è evoluto, come è cambiato nel corso di tutto questo tempo? Sì, diciamo innanzitutto il 1987, ce lo dobbiamo ricordare, era davvero un'altra Europa, era davvero un altro mondo. Ricordiamocelo che ancora il muro di Berlino era in piedi e quindi un'Europa con un cielo diviso. Era un altro mondo perché non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono adesso, i voli low cost e lo sviluppo anche della rete che riesce a mettere così in connessione le persone. Quindi in fondo quelle poche migliaia di studenti, perché si parla di 3.000 studenti in tutta Europa che nel 1987 decidono di andare a studiare in un'altra università di un altro paese, in qualche modo sono dei pionieri e hanno dato il via invece a un programma di successo che adesso conta oltre 10 milioni di persone. Quindi dal 1987 ad oggi il programma ha dato opportunità ad oltre 10 milioni di cittadini europei appunto di fare un'esperienza in un altro paese. E questa esperienza è un'esperienza davvero concreta di cittadinanza, perché un ragazzo che parte e studia in un'altra università, ma anche un insegnante che si forma e che fa un periodo magari di affiancamento e di insegnamento in un'altra scuola di un altro paese, davvero cresce non solo nelle sue conoscenze, ma assolutamente nelle competenze. Impara anche a confrontarsi con un'altra cultura, un'altra lingua, un altro mondo. Quindi davvero il programma Erasmus è un programma che, come dice il suo motto, apre la mente e può cambiare la vita. Da quanto lei dice, mi sembra di capire che il programma Erasmus contribuisce ad ampliare le conoscenze dei cittadini europei, ma non solo, cioè contribuisce anche a far costruire relazioni, a rapporti umani, rapporti anche di cittadinanza, come lei ha detto. E poi c'è un altro grande tema che è quello della innovazione digitale. È così, cioè possiamo dire che innovazione digitale, costruzione di rapporti, di relazioni e di cittadinanza,
siano due obiettivi importanti di Erasmus? Assolutamente, il senso di appartenenza all'Europa è molto forte tra i cittadini che hanno avuto questa esperienza, perché ovviamente andando per un periodo a studiare, a formarsi, ma anche a lavorare in un altro paese dell'Unione, ti permette non solo di acquisire appunto conoscenze diverse, un'altra lingua, questa è la cosa più immediata da dirsi, ma davvero di avviare un percorso anche culturale di apertura e quando è davvero sentirti parte di una casa comune che è la casa europea. Poi c'è sempre anche un aneddoto, diciamolo così, che io dico sempre in questo caso, è che non è tanto un aneddoto, ma è un dato di fatto che grazie a Erasmus sono nati oltre 1 milione di bambini europei, cioè da cittadini di paesi diversi. Quindi anche questo ha contribuito a creare un senso di appartenenza e di cittadinanza. L'altra questione, che è quella dell'innovazione digitale, senz'altro, come dicevo, stare in rete, mettersi in relazione e cooperare avviene anche grazie al programma Erasmus, anche attraverso le nuove tecnologie. Ed è stato questo anche il motivo per cui il programma, che è un programma fondamentalmente conosciuto per la mobilità degli studenti, è riuscito ad andare avanti e non si è mai fermato anche in questo momento di pandemia. Perché? Perché ci sono molte opportunità di collaborazione anche attraverso le nuove tecnologie. Ci sono le piattaforme, ad esempio, per la collaborazione, per i gemellaggi elettronici tra scuole europee, quale i Twinning. Solo in Italia sono iscritti dentro la piattaforma iTwinning oltre 15.000 insegnanti, con moltissimi progetti attivi con altri paesi dell'Unione Europea. Quindi tutto questo ha permesso al programma di crescere e progredire anche su questo versante dell'innovazione digitale. L'innovazione digitale sarà uno degli obiettivi strategici della nuova programmazione, quindi del nuovo Erasmus 21-27, quindi molti dei contributi andranno anche su questa linea, cioè cercare di innovare i nostri sistemi di istruzione e di formazione e fare in modo anche che l'innovazione digitale sia inclusiva. Quindi accompagnare l'innovazione digitale anche con l'inclusione, quindi dare opportunità anche a chi non ne ha o ne ha poche di accedere alla rete, di accedere agli strumenti appunto che ci permettono di essere connessi. Questi saranno gli obiettivi, l'innovazione digitale, l'inclusione. L'altro grande obiettivo del nuovo programma sarà ovviamente la sostenibilità, quindi il green, anche il green Erasmus, per cui ci saranno ad esempio delle opportunità di viaggiare per coloro che sceglieranno di viaggiare con un impatto anche ambientale meno forte, quindi prendere un treno invece di un aereo. Noi avremo, diciamo, potremo dare una borsa più sostanziosa proprio per chi farà delle scelte anche per muoversi diverse. Ascolti, diciamo due parole sulle risorse che sono in campo per realizzare tutti questi progetti. Mi pare che siano anche aumentate rispetto al piano settennale precedente. È proprio così ed è una bellissima notizia che assolutamente non era data per scontata, perché ovviamente questo 2020 ha cambiato l'aspetto del mondo, per cui si poteva anche l'Unione Europea poteva, e quindi la Commissione e il Parlamento avrebbero potuto anche decidere diversamente. Invece si è voluto continuare a investire sulla formazione, sull'istruzione, sui giovani, sulle nuove generazioni, appunto. Tanto è che il piano di ristrutturazione e di rilancio dell'Unione, mi piace ricordarlo, si chiama Next Generation EU. E anche il nuovo programma, che è stato il cui budget è stato approvato dentro il bilancio dell'Unione,
come lei giustamente diceva, è quasi raddoppiato, perché chiudiamo questa programmazione nella scorsa programmazione 2014-2020. L'Unione aveva investito 14 miliardi punto 7 di euro per i paesi, per i 28 paesi, mentre adesso le risorse saranno oltre 26 miliardi, 26 miliardi punto 2, e questa volta diciamo i paesi dell'Unione Europea sono 27, quindi ovviamente per l'uscita del Regno Unito dall'Unione, perché anche se al programma Erasmus partecipano altri paesi oltre quelli dell'Unione Europea, i paesi che partecipano ci partecipano con proprie risorse, mettono dei fondi nazionali per fare parte del sistema. Quindi le risorse a cui faccio riferimento sono le risorse destinate ai paesi dell'Unione Europea. Ecco, a proposito della uscita della Gran Bretagna dalla Unione Europea, in che modo questo evento importante per tutta la politica europea modificherà i programmi Erasmus? Cosa succederà? Diciamo, purtroppo modificherà molto, perché per volontà del primo ministro britannico il Regno Unito non parteciperà al programma Erasmus, almeno queste sono ovviamente le dichiarazioni, e lo sappiamo di per certo, appunto, che il Regno Unito non farà parte del programma. Questo è ovviamente una grande perdita da un punto di vista culturale, linguistico, non c'è dubbio, ma la cosa che mi preme sempre sottolineare è che comunque il programma Erasmus è un programma multilingue, multiculturale e con una partecipazione davvero ampia di tantissimi paesi, quindi non solo i paesi poi, come dicevo, dell'Unione Europea, ma anche altri paesi dello spazio, quelli ad esempio dello spazio economico comune, mi riferisco alla Norvegia, all'Islanda, al Liechtenstein, partecipa al programma Erasmus anche la Turchia, la Repubblica di Macedonia, la Serbia, cioè è davvero un mondo molto, molto vasto. In più, per alcune misure, soprattutto quelle che riguardano il settore dell'università, ormai Erasmus è rivolto anche verso tutto il resto del mondo. Quindi spero sempre che in qualche modo, diciamo, tutto ciò che è uscito dalla porta possa rientrare dalla finestra, e quindi che magari si trovino degli accordi diversi per comunque andare avanti. Bene, mi pare che abbiamo passato in rassegna diversi temi, diversi problemi, abbiamo capito che cosa è Erasmus, abbiamo capito come si sta evolvendo, sappiamo quali sono gli obiettivi del piano settennale che sta per essere avviato, ma la domanda finale allora è: bene, ma chi è interessato a partecipare a uno dei progetti Erasmus? Cosa deve fare? Cosa può fare? Allora, l'Agenzia Nazionale è assolutamente a disposizione per fornire tutti i servizi di informazione, di consulenza, di accompagnamento alla progettazione. Quindi, in primis, ci siamo noi, e ci siamo soprattutto attraverso il sito erasmusplus.it, che io invito sempre a visitare, perché lì dentro abbiamo tutta la documentazione. In primis il bando europeo, appena anche questo nuovo sarà pubblicato dalla Commissione, sarà reso disponibile nel nostro sito, e tutto poi le procedure, la modulistica per partecipare. E poi ovviamente l'Agenzia Nazionale, in particolare l'INDIRE, siamo sempre a disposizione dei docenti, delle scuole, delle università, di chiunque voglia intraprendere un percorso in ambito europeo. Bene, quindi la ringraziamo e ricordiamo, per diventare cittadini europei c'è anche Erasmus+. Bene. Certo. Grazie. Grazie a lei, arrivederci.